Parliamo di scienza. Video. The winner in the category of medicine and health science. If someone is going to cure cancer, I think it might be this guy. A Maryland ninth grader, Jack Andreka, who just won $100,000 in the Intel Science Prize. His invention? A little piece of paper, a test that detects the very beginnings of cancer. It's 168. L'avete vista che sostanza? L'anno scorso Jack Andreka era qua con noi. Vi ho voluto riproporre questo video perché sembra un calciatore dopo che ha fatto un gol, che corre sotto la curva, per quanto era felice. Che cosa ha fatto? Aveva vinto un grande premio internazionale di scienza, anzi il più importante probabilmente, quello che organizza Intel, che si chiama ICEF. E come aveva vinto? Aveva vinto perché ha individuato un modo per individuare prima il tumore al pancreas. Quando io ho visto in rete questa cosa ho pensato, beh, il solito ragazzino che ha fatto un'applicazione. Poi mi sono fermato a pensare a quello per cui era stato premiato. Cioè un ragazzino di 15 anni ha individuato un modo per individuare prima il tumore al pancreas, che è la più forma più letale di tumore che c'è. Allora tu ti fai delle domande, dici, ma com'è possibile che uno a 15 anni faccia queste cose? La risposta è che la storia di Andreka, era morto lo zio di Jack Andreka, era morto di tumore al pancreas, e lui è andato su internet e ha detto, ma che cos'è sto tumore al pancreas? E ha scoperto che il modo per curare il tumore al pancreas è accorgersene presto, e che il modo per accorgersene presto era vecchio come suo padre. C'era 40 anni, non so, 30, però per lui era molto vecchio, e si è messo a cercare in rete un altro modo per individuarlo, e l'ha trovato, gli è venuta un'idea, e quando ha avuto questa idea ha scritto a un professore dicendogli la proposta, e questo professore gli ha detto no, e lui non si è arreso, ha scritto a un altro professore, poi un altro, ha scritto 188 professori. Beh, guardate, l'America è un posto strano, perché tu puoi scrivere a un professore, anche probabilmente qua in Italia, il bello è che in America ti rispondono, però in 188 gli hanno risposto no, e lui ha insistito, e il 189esimo ha detto vieni qua, forse questa idea non è male, proviamo a farla, e hanno realizzato uno sticker che è 30 volte più veloce, 30 volte più efficace, 100 volte meno costoso degli altri strumenti di circolazione. Allora ti dici, come ha fatto questo ragazzo? È un genio? Probabilmente è intelligente, ma non è un genio. Che cosa è cambiato? È cambiato che nella storia del mondo sono stati sempre i giovani a cambiare le cose. Noi ci ricordiamo, forse voi vi ricordate una grande scienziata italiana, Rita Levi Montalcini, che è morta a 102 anni e ce la ricordiamo anziana. O vi ricordate di Einstein, che lo vedete con i capelli bianchi come me a fine vita. Ma quando Einstein inventa la teoria della relatività, la pubblica che aveva appena compiuto 24 anni, il mondo l'hanno sempre cambiato i giovani, l'avete sempre cambiato voi. E la cosa che sta accadendo è che grazie a internet, grazie alla rete di conoscenza che c'è in rete, l'età per le invenzioni si abbassa sempre di più. Pensate che i ragazzi che hanno fatto Google avevano 21 anni, che Zuckerberg che ha fatto Facebook ne aveva 19. Fino a che arriviamo a Andreka che a 15 anni sfida il cancro, la malattia più terribile che c'è. Allora questo è il messaggio. Grazie alle conoscenze che sono in rete potete cominciare a fare qualunque cosa. Sì, certo, fare un robottino, bellissimo, ma potete sfidare delle cose gigantesche e ce la potete fare. Ovviamente Jack ha avuto bisogno di un adulto che lo aiutasse e ha avuto bisogno soprattutto della sua passione, cioè ha insistito quando tutti gli dicevano no, ma ce l'ha fatta. Allora, quest'anno c'è stata di nuovo la competizione di Intel che si chiama ICEF, noi abbiamo portato qua i tre vincitori. Il primo ha vinto la competizione italiana, lo chiamo subito, Giuseppe, vieni qua. Raccontaci la tua. Ok. Ciao, buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Dell'Agnese, ho 20 anni, adesso studio biotecnologie a Trieste. Senti Giuseppe, ma la cravatta? La cravatta. Te la sei messa per l'occasione o diciamo per l'occasione? Solitamente maniche corte e via. E il mio progetto l'ho fatto al Dulbecco Teleton Institute, che è di qua a Roma, di cui voglio ringraziare il direttore, che è il professor Pier Lorenzo Puri. Ho lavorato anche insieme a mia sorella Alessandra Dell'Agnese. Il mio progetto si chiama P38 nel differenziamento muscolare. P38 è una proteina che fa parte delle mitogen activated protein kinases. Senti Giuseppe, parla facile. A Roma diciamo parla come mangi, cioè okay. Parla facile. Praticamente queste proteine sono una famiglia di proteine che sono in grado di fosforilare altre proteine, ovvero aggiungere un gruppo fosfato a delle molecole. Ti interrompo io, a che serve? Serve per... Allora, questa proteina... quando è attiva, serve per può portare sia all'attivazione genica, andando ad agire su Myosin Heavy Chain, oppure può portare alla repressione genica, andando ad agire su PAX7. Senti, tu hai 20 anni, dove l'hai studiata tutta questa roba? Come l'hai studiata? Allora, io ho fatto un liceo scientifico tecnologico sperimentale, quindi già lì iniziavamo a studiare microbiologia, anatomia.
ho fatto il quarto anno delle superiori in America, tornato dovevo fare un periodo di tirocinio nel laboratorio tramite la mia scuola e ho chiesto se potevo andare a venire qua a Dulbecco Tarete negli istituti, siccome c'era mia sorella, e la mia professoressa ha aperto la convenzione con questa scuola, con il laboratorio. Questa idea come ti è venuta? Cioè, perché hai scelto di concentrarti su questo? Quando sono andato là, loro stavano già lavorando su questo progetto, ho visto, mi sono appassionato e la passione mi ha anche aumentata andando a partecipare al concorso Giovani delle Scienze di Milano e anche all'Intelisef quest'anno. Perché ho visto che sono comunque malattie abbastanza comuni, ovvero che si trovano facilmente persone che hanno familiari, amici ammalati di malattie particolari, come ad esempio la distrofia muscolare, che è una malattia che le persone ammalate di questa malattia hanno un'aspettativa media di vita di 20-30 anni. Andando a controllare la rigenerazione del cervello staminale muscolare si potrebbe rendere la vita di queste persone migliore o anche magari più lunga. Sembra un progetto bellissimo per la tua vita, anche per la nostra vita, ti auguriamo di aver successo. Che cosa vorresti fare dopo? Adesso ti vedi un futuro da scienziato o è stata... No, futuro da scienziato. Adesso appena finisco gli studi qua in Italia cerco di andare in America perché là ci sono molte più possibilità. Perché senti bisogno di andare in America? Là ci sono molte più possibilità, non c'è di sicuro una carenza di fondi, cosa che c'è qua in Italia, perché avendo avuto l'esperienza qua in Italia ho visto che c'erano i fondi, però erano abbastanza limitati, infatti negli miei esperimenti ho dovuto anche limitare il materiale che utilizzavo. Quando sono andato in America sono andato a trovare anche mia sorella che adesso lavora a San Diego e ho visto che là di fondi ce ne sono. Senti, queste cose che stai dicendo sono praticamente importanti, su questo chiuderei il tuo intervento, cioè sulle opportunità che ci sono in Italia e in America, anche perché è arrivata un'alunna particolare di questa classe del futuro che vi chiedo di accogliere con un applauso, il ministro Stefania Giannini. Prego, accomodati. Grazie.